Ehi la ciurma, io sono Mazza Testa e benvenuti in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador. Continuiamo a cercare un po' i Cairn. Allora, proviamo ad andare laggiù a prendere quella cassa. E vorrei andare a vedere un attimo. Forse conviene prendere il luogo di interesse di là. Ah, c'è una cassa anche là, quindi non è male come discorso. Allora mandiamolo a cacciare e mandiamo questo di guardia. Stai consultando attentamente mappe e carte quando nella tua tenda piomba Leandro Pintado con una questione molto urgente. Capitan Mazzetessi, i ladri hanno girato le sorveglianze e adesso stanno saccheggiando le nostre scorte. Chi sono? Selvaggi, non sembrano guerrieri, ci stanno rubando cibo e oggetti preziosi. Mettete tutti in guardia, non lasciateli scappare. Dobbiamo andare in battaglia, ma abbiamo della gente ferita. Abbiamo dell'attrezzatura per caso? Sì. Pintado, diamogli qualcosa qua, dai. Ma non su archibugio, su arco corto, scusa. Perché Pintado? Ah no, Pintado aveva l'archibugio, sì. E anche il cacciatore me lo immagino sempre con l'arco, ma... Ah no, battaglia. Tremano. Allora, non dobbiamo farceli scappare, quindi direi che cerchiamo di... No, però così no, mi ci muore. Allora, ok, quella è la zona di fuga. Qua. Qua. Qua proviamo. Ottimo! 82, posso provare il doppio tiro? Non lo so. Allora, beh, il medico, aspetta, il medico attacca questo. 82, proviamo il doppio tiro. No! Niente, è andato malissimo. Proviamo con lui il doppio tiro. 1. 2. Ok, almeno uno su due ci è andato. Questo è attaccato, questo è attaccato, questo attaccato. Ok. Cribbio, non scappano! Ma sta lagghicchiando, non capisco perché. Spero non vengano problemi nella registrazione. Ah, guarda come si usano il movimento tattico per evitare di prendere il tiro d'opportunità. Come faccio a fermarli adesso? Quelli sono già dall'altra parte del mondo, in pratica. Ok, uno è andato. I cacciatori. Vai su di lei. E vabbè, però se manchiamo... Vai su quello.
Arriva il massimo fin laggiù. Facciamolo correre fin laggiù allora. E tutti in movimento tattico. Uno scappa. E anche l'altro. Come faccio a impedire che scappino? Sono troppi. Non c'è la felce davanti. Ottimo. Ma l'altro non ci arriva. Ah no, lo posso troppo? Mi sa di sì. Deve farlo andare in là a sto punto. Sono scappati tutti e tre. E quella ormai c'è morta. Ne sono scappati tre. Ma ce n'è altri? Ah, posso sparargli ancora anche se è arrivato? Ma chi è rimasto? No, è morto. Sono tutti a terra, chi c'è ancora? Sconfitto, non ci è rimasto ferito nessuno comunque. Nonostante gli sforzi, alcuni dei ladri riescono a fuggire con il bottino trafugato dai vostri carri. Insieme ai tuoi uomini controlli le recinzioni del campo, cercando di capire da dove possono essersi introdotti i ladri e individui diversi problemi di sicurezza. Dovrai migliorare la sorveglianza del tuo accampamento per il futuro. Quindi vuol dire che... razioni e 600 unità di tesori. Aveva trovato poco di carne, aveva trovato... Però Isabella si è rimessa. E anche Alberto Echeverria. Ok, allora andiamo un attimo a prendere sta cassa. Salviamo, tra l'altro, già che ci siamo. Ok, allora... c'è della carne, ottimo. Ci arriviamo, sì. Dovremmo. Questa roba tutta scintillante. Ma dove siamo? Siamo alla miniera? No, cos'è sta roba scintillante? Boh. È un luogo di sepoltura, un cimitero. Non so quanto ci convenga passare di qua, ma andiamo di qua. Per andare verso la zona costiera. Qua c'è un... Cairn, ok, ottimo, là che adesso andiamo quindi a prendere accampamento. Allora, Isabella di guardia, Echeverria di guardia e gli altri li mettiamo tutti a caccia. Tanto di medicine credo che ne abbiamo, no? 180, sì, va bene.
Tesorini, abbiamo perso un po', ma non abbiamo guadagnato esperienza da sta roba qua, no. C'è qualcuno che può riparare dell'equipaggiamento rotto, magari? Ecco, al posto che cacciare, magari Velasquez ripara l'equipaggiamento rotto. Vai. Allora. No, non ho messo bene la carne, porca pupazza. Bene, abbiamo ottenuto 15, ma ho buttato via delle provviste per niente. Ok, ce ne mancano solo più 3. Qua c'è un bel pecari, non ci arriviamo prima della notte, ma domani potremo prenderlo. Allora, mandiamo lui a caccia. E gli altri mi sa che ci stanno tutti. Però adesso le razioni, gestiamolo bene, gestiamole bene. Allora, due di carne. Uno 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 di carne. Due di carne. Uno di carne. Ne avanzano ancora due? C'è qualcuno che ha perso il morale, magari, di quelli che avevano... tutti hanno perso il morale, praticamente. Anche lui, due razioni. E mi avanza comunque una carne, è qua. Ok. Ma come abbiamo perso 9 unità di legnametto? Abbiamo trovato solo 5 di carne, ma dai! Ma che schifo di vita. Andiamo a vedere di qua, ci sarà un altro Karen in questa zona. Dai, di fisso non può non esserci. Allora, qua si trova bene la carne sulla costa di solito, no? Perché non abbiamo niente da mangiare? No, tu due di carne, tu due di carne. Però sono passati tutti e due le razioni. Due di carne, due di carne, due di carne. E avanza comunque carne? Però preferirei... Solo 10 ne hanno trovato. Ho detto vabbè, così magari cacciano un po' di più se non gliele faccio conservare. Invece no. Hanno cacciato da schifo comunque. Beh, da schifo, per carità. Mangiamo tutti, però. Vai su una razione e tu vai su due unità di carne. Sperando di trovare un po' di carne, porca via. 10 unità di carne. Di sto passo non riusciamo, qui non prendono umore. Non migliorano l'umore. Facciamo il giro lungo. Facciamo il giro lungo, ah no, non si può passare comunque di là. Ah, ma il carne è là, ok. Non mi si muove più. Boh, mi si era bloccata la visuale, vabbè, si è sbloccata adesso facendo il movimento. Allora, mi conto ancora come costa, vero? Sì. Non abbiamo un Kaiser da mangiare, vero? No. Se mettessi un altro a cacciare al posto che fare la guardia. Sei unità di carne, ma siamo seri? Ok, ci mancano due kern. No, andiamo sul pecari. Niente, non ci arriviamo. Vabbè. Tra l'altro c'è una roba che sarà tipo un evento, non lo so. Razioni, non abbiamo un Kaiser da mangiare. Stiamo consumando le razioni come se ci fosse un domani. Oh, della carne, alleluia. Che accade qui? Tesoro semisepolto. Sei abbastanza sicuro di marciare in direzione di un vicolo cieco mentre lasci le montagne dirigendoti verso la costa. Puoi
ma almeno si tratta di un percorso pittoresco e gradevole. Il tempo è magnifico, la spiaggia appare splendida. Forse le truppe farebbe bene un po' di riposo e di divertimento. In quel momento l'avanguardia fa fermare la carovana. Gli esploratori hanno visto qualcuno muoversi sulla spiaggia di fronte a voi, un piccolo gruppo di quelli che sembravano essere pescatori spagnoli, che scavano nella sabbia. Prendi con te alcuni dei tuoi uomini e vi dirigete verso di loro. Sono raggruppati attorno a una buca sulla spiaggia, nella quale riesce malapena a scorgere la parte superiore di un grande forziere di legno. Buenos dias, perché ci scavate? Cosa state cercando? I cinque uomini balzano in piedi, i due che stavano scavando lasciano cadere le loro pale. È evidente che sono pescatori, ma sembrano incredibilmente ben armati per essere dei civili. Tutti hanno con sé civili, fucili e spade. Forse sono ex soldati dell'esercito. Si fa avanti il pescatore più anziano. Questo non vi riguarda, conquistador. Siete ragionevoli, ci siamo imbattuti in voi per caso e sono solamente curioso. I pescatori si scambiano alcuni sguardi. Vi suggeriamo di prendere i vostri uomini, voltarvi e ritornare da dove siete venuti. L'uomo appare sempre più ostile verso le vostre domande. Carlos Zaraga si schiarisce la voce. Capitano, questo è il tipo di forziere usato dal tesoriere reale. Potrebbe essere stato rubato da una nave di rifornimento di Natta Santo Domingo. Potrebbe essere pieno di oro spagnolo. Cosa potrebbero avere a che fare dei pescatori con l'oro della tesoreria reale? Precisamente, deve essere stato rubato. Dovremmo confiscare il forziere. Pedro Alvarado interviene con un suggerimento. Dovremmo confiscare il forziere e uccidere questi bandidos. Isabella Iruenes si intromette indignato. Pensateci bene, Pedro. Condannereste a morte questi pescatori sulla base del sospetto di un furto? Alvarado risponde quasi abbaiando, infastidito. È chiaro quello che sta succedendo qui! E ricordatevi, Isabella, lo hanno rubato a Re Carlos! Datevi tutti una calmata. Lo scambio di battute è avvenuto fuori dalla portata dell'udito dei pescatori, che tuttavia appaiono più infuriati ogni secondo che passa. Facciamo una prova di tattica. Le tue truppe si sparpagliano, impugnano i vostri fucili e avanzano con cautela verso i pescatori. Come forse si poteva aspettare, i pescatori estraggono immediatamente le proprie armi e attaccano. Cribbio. Siamo di nuovo in battaglia. Attrezzatura ne abbiamo ricavata? Sì. Iruenes come messa? Nave di equipaggiamento. Metterei un po' di equipaggiamento a pinta. Allora, pintato vai qua. E l'altro cacciatore anche. Diamogli dell'equipaggiamento. Quanti sono? Ma sono tantissimi. No, no, sono 5. Tu da buon cacciatore tieniti sul lato. Allora, qua. No, volevo metterlo qua. Ok. Ok. Ma no, come è mancato con l'81%? Di nuovo? Ma mi state prendendo in giro? Ok. Ok, adesso. Così. Allora, dobbiamo tirare giù i cacciatori che sono più pericolosi. Aia. Cribbio!
E tra l'altro perderanno di un morale per questa storia qua. Ma non tutti addosso a Isabella, porca la miseria. Ok. Oh, tu riesci a prenderlo di lato, sì. Magari riesci anche a attaccare di là, non lo so. Allora, no, aspetta. Tu, Isabella, tira giù questo. Tu vai... qua e occupati di questa. Questo? Sì, Inigo Carmolo. E magari... cade... yes! Ottimo. Allora, Isabella è messa un po'... ma neanche troppo male, dai. Vai. Mancato? Ok, allora lui è messo male, ma... dovrebbe... salvarsi. All'82, facciamo il doppio tiro. Uno è andato. No. Riesci a tirarlo giù? Ottimo. Adesso tu proteggi Isabella. Vai così. Ok, buono. Ma tutto sta... queste nuvole, no? Ma non era in linea d'aria di Isabella? No, probabilmente no. Ah, tu vai qua. 82%, proviamo il doppio tiro. Vabbè. Niente, perde troppo di... precisione il doppio tiro. Ok. Vai qua. Vai qua. Tu statene buona. Ok, anche Isabella statene buona. Aia! Ottimo! E non abbiamo perso nessuno. Ok. Gli aggressivi hanno vinto, i pacifici hanno perso, ovviamente. I scrittori hanno sicuramente ricevuto un addestramento militare, tuttavia riuscite ad eliminarli. I tuoi uomini ispezionano i loro cadaveri e prendono alcuni dei loro fucili per utilizzarli come pezzi di ricambio. È quindi giunto il momento di dare un'occhiata al premio principale, il forziere semisepolto. Ordina ai tuoi uomini di trascinare il forziere fuori dalla buca e di aprirlo. Qualcuno trova la chiave sul cadavere di uno dei pescatori morti. Con grande soddisfazione di tutti, il coperchio si apre cigolando e rivelando che il forziere è pieno di monete d'argento. A quanto pare i tuoi sospetti erano fondati, questi pescatori erano banditi che avevano rapinato una nave di rifornimento spagnola. Allora, i tuoi uomini portano il forziere alla carovana, dove i tuoi servi si mettono a contare le monete. Dopo averle contate una seconda volta per sicurezza, viene fuori che si tratta ben di 3600 preziosi. Beh, non male direi. Allora, l'unica cosa è che stiamo perdendo davvero tantissime provviste con sta questione del morale. Là c'è un pecari, ma non ci arriviamo prima di notte, no. Ma non sto trovando gli altri cairn. Che cavolo di fine hanno fatto gli altri cairn? Cioè, la costa l'abbiamo esplorata praticamente del tutto. Ce n'era forse uno indicato che dobbiamo andare a raggiungere, ma qua la costa l'abbiamo esplorata praticamente tutta. E quindi dove diavolo sono andati? Ah, allora, mettiamo... conserva la carne, va, visto che qua di carne non se ne trova mai. Caccia solo 54%, visto che troviamo davvero uno schifo di niente. Tu vai a cacciare, allora. E tu anche vai a cacciare. Ho ottenuto... ah, abbiamo perso 12 razioni, però. Ne abbiamo date 11, ne abbiamo perse 12. E solo 11 unità di carne, vaffanbrodo.
Sta andando abbastanza male la situazione, non è che sia poi così rosea. C'è un forziere lassù in cima, adesso però non mi conta più costa. Qui posso passare di là, chissà. No, è ancora costa, ottimo. Allora no, voi andate a cacciare, caccia e caccia. Ho bisogno davvero di gente che sia più abile a cacciare. Aspetta, ma non abbiamo fatto esperienza in nessun modo. Sì, abbiamo fatto esperienza, ok. Allora, il medico Alvarado possiamo far salire di livello, oppure il dotto o l'esploratore. Allora io farei salire su Alvarado. E gli metto questo. In più metterei più caccia. Mi spiace, ma abbiamo bisogno davvero di brutto della caccia, perché si è messi molto molto male. E quindi vediamo un po' come va qua. Allora, no, razioni avete? No, allora tu mangia carne, tu mangia carne, tu mangia carne. Perché questo ha perso di brutto morale. Allora, se... no, questo è a posto, quindi mangia uno solo di carne. Lui è a posto, lui è a posto, lui è a posto. Lui ha bisogno di doppio, lui ha bisogno del doppio, lui no. Un'unità di carne. Cribbio, lui sta continuando a perdere morale, Velasquez. Ah, però abbiamo detto che ci accampavamo. Pintado, magari conserva un po' di carne. 9 e... ne mancherebbero 2. Chi è che ha 2 qua? Conserva, ok. Caccia 79, vediamo se... va. Oh, Velasquez ha ottenuto morale, alleluia, alleluia. Non abbiamo perso neanche provviste o balle varie. 195 tesori, vabbè. E no, di qua non si... dobbiamo fare tutto il giro dall'altro lato. Che barba. Tutto questo per 195 tesori. Beh, siamo solo costo. Speriamo di, adesso che abbiamo migliorato un po' la caccia, di riuscire a fare un po' di... provviste in più. No, abbiamo perso 8 unità di legname e abbiamo preso solo 13 di carne. Buono proprio, no? Che schifo. Ma allora, nella mappa, dove Kaiser sono gli altri Kern? Allora, ce n'è uno qua. E l'ultimo? Beh, iniziamo ad andare in quello. Magari lo troviamo per strada. A razioni, c'è qualcuno che riesce a mangiare carne? Sì, questa. Ma consumiamo comunque 2 razioni. Oh, Velasquez ha ottenuto del morale. Buono, alleluia. Come è messo Velasquez? Ah, è 6, comunque non possiamo toglierlo. Però era 4. Anzi, facciamo che salvare, che non si sa mai. Ma c'è il villaggetto qua vicino, magari possiamo fare delle compere qua a Santiago de los Caballeros. Magari comprare delle provviste, boh. Si può provare a fare un salto, vedere un po' come va. Ci proviamo. Solo 13 unità di carne. Beh, è già qualcosina comunque. Di nuovo così. Ma più di 13 non ne ottengono. No. Sulla strada andiamo in là.
Il sentiero che dovrai affrontare oggi insieme alla tua compagnia è particolarmente accidentato. Dovrai farti strada tra fitta vegetazione. Oddio, è di nuovo malato. Ma era già capitato questo evento, se non ricordo male. Allora, accampiamoci qua. E dobbiamo perdere parecchio di... Dobbiamo perdere altre medicine, vabbè. Dodici di carne solo. Ha migliorato le sue condizioni. Allora, vediamo se riusciamo a comprare qualcosa. Ah no, qua vendono le trappole, però io non voglio le trappole. Volevo andare qua a comprare delle provviste. Si può? Allora, mi costano un bel po' di tesori, però mi sa che cosa me ne faccio se non ho dei tesori? E un paio di attrezzature anche. Mi spiace, ma purtroppo se siamo messi così male per il morale delle truppe, quindi... Allora, vogliamo andare qua, abbiamo detto. Allora, lo fanno passare dalla costa, ok. E se cappa sulla strada, non mi dire... Sì. Come troviamo della roba qua? Come un'unità di carne è andata male? Abbiamo ottenuto solo 12 unità di carne, anche qua sto giro niente. Allora, no, come... Voglio... Ok, voglio cambiare la rotta. Cioè, andiamo di qua, sì, ok. Però poi a una certa ci fermiamo. E ci accampiamo fuori dalla strada. Ecco, tipo, facciamo così. Così prendiamo anche quel pecari. Ci sono vari pecari. Uno e uno, due. Ottimo, questa può essere una buona idea. Allora, accampiamoci qua. No, aspetta, avviciniamoci al pecari. Allora, riusciamo a prenderlo oggi? No. Per un pelo. Allora, lui è guarito. Ok, quindi stai di guardia. Caccia 82. È un po' diminuito, ma... Razione, è che buttiamo della roba. Sì, buttiamo della roba. Vaffanbrodo. Allora, 6, 7, 6. 6. Vai di 2 razioni. Facciamo così. Una razione e 2 di carne. 7, 7, 7, 7. 7. Ok. No, vi ho detto che ci accampavamo, però. Cribbio, abbiamo perso i tesori. Vabbè, basta avere della carne alla fin fine. E dell'attrezzatura. Dove è andato l'altro pecari? Vieni qui da mamma tua. Ottimo, allora, dov'è che era l'altro cairn? Ok, qua dritti, sempre verso quel villaggino là. Allora andiamo verso la costa, magari che là la caccia è più facile. Allora, là ci sono anche dei pesci, buono, 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 buono. Papapapero. Stiamo sprecando carne. Una carne. Due carni. Ok, ma mi sa che Pintado conserva e Lopez conserva. E ce ne avanza ancora? Mettetevi tutti a conservare allora, scusa dire. Ah no, aspetta, forse non servono così tanti. Se tolgo, no, ok, serviva. Se tolgo, no, ok, sono giusti giusti. Probabilmente non cacceremo niente, ma... solo 3 di carne, ma abbiamo ottenuto 27 razioni almeno. Buono. Però direi che abbiamo registrato fin troppo oggi, quindi...
Io vi ringrazio per la visione. Vi beh, salviamo. Sull'uno, ok. Ringrazio per la visione. Vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto e lasciare un commento qui sotto. Vi ricordo poi dopo che ho una pagina Facebook e un canale Telegram di cui i link sono in descrizione per essere aggiornati più comodamente sulle live e sui prossimi video. Io vi auguro una buona giornata, ciao a tutti!